Ciao da Federico e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi porterò a scoprire una parte dell'altopiano di Asiago qui in provincia di Vicenza che regala grandi emozioni, un'immersione nel suo bosco ma con scorci panoramici spettacolari. Passerò anche vicino all'osservatorio astronomico più grande d'Italia. Pensate, il telescopio ha uno specchio, un obiettivo che raggiunge quasi i 2 metri. Scopriremo il forte interrotto. Chiamato così non perché non è stato completato, ma perché prende il nome italianizzato dalla lingua cimbra, sì, perché fino a 100 anni fa qui si parlava correntemente il cimbro. Scopriremo anche da dove proveniva questa popolazione. Inoltre andremo a scoprire i cimiteri inglesi, sì, qui ce ne sono 5 ad Asiago e sono veramente particolari e suggestivi per come sono stati costruiti e per il prato, sempre perfetto. Questo e molto altro nel video di oggi, allora venite con me in questa avventura. È sorto da poco il sole che inizia a illuminarmi, eccolo qui alle mie spalle. Parto dalla località Bocchetta Granezza, qui andrò a fare la strada delle malghe per poi andare a deviare per il forte interrotto. Nelle giornate più limpide si ha una bellissima vista su Venezia. Pensare che qui un anno fa la malga Granezza fu colpita da una tromba d'aria e fu distrutta. Grazie a un crowdfunding, quindi una raccolta fondi, le persone qui del luogo, ma anche chi ama questi posti, diederò i fondi per rimettere in sesto una di quelle malghe, che qui ce ne sono tante, che producono prodotti tipici esportati in tutto il mondo, come l'Asiago DOP. La prima parte di questo percorso è veramente panoramica. Ecco, qui sotto la pianura, lì in fondo, i rilievi montuosi. Ed ecco che sto andando verso la zona boscone e, come dice il nome, mi addentrerò in un bosco veramente spettacolare. Difficile immaginare che poco più di 100 anni fa l'Italia decise di entrare in guerra. Si schierò contro gli austro-ungarici e qui gli alleati francesi e inglesi aiutarono a proteggere il territorio, che fu completamente devastato. Ed è bene ricordarlo, perché le bellezze, ciao bella, che si ammirano in questi luoghi oggi sono frutto di un enorme lavoro da parte di chi ama questi territori. Per l'ambizione di ampliare i propri territori si è andata a distruggere gli equilibri tra flora e fauna. Qui non è più come un tempo, ma oggi c'è il massimo rispetto per questi ecosistemi e l'uomo deve trovare i propri equilibri con la natura per rispettarla al massimo e poter godere in piena pace e tranquillità di questi paesaggi qui ad Asiago. Della guerra sono rimasti 600 chilometri di sentieri, tenuti in ottimo stato qui. Il turismo abbonda perché le meraviglie non mancano. Restano anche enormi cicatrici, come le trincee, come le buche dovute all'esplosione di bombe, di granate e i forti. Questo a ricordare che la pace e fratellanza devono regnare sovrane per godere appieno di questo pianeta Terra e di tutte le sue meraviglie. Guardate ora che vista spettacolare qui sulla pianura, sulle catene montuose. Sono credo circa 1300 metri di altezza e qui dall'altopiano, in questo primo tratto del percorso, mi sta donando un'infinità di emozioni.
trovo nella zona del Monte Le Merle. Qui nel 2015 una troupe televisiva venne con i metal detector per recuperare dei residuati bellici. Oltre a barattoli e gavette, trovarono un elmetto italiano ancora conservato con al di sotto un teschio e due divise complete. Nel 2018, anche in questa zona, venne ad abbattersi la tempesta del Vaia, come posso anche trovare un'indicazione fronte del Vaia. Venti dai 100 ai 200 km orari abbatterono tantissimi alberi, una vera distruzione per questo patrimonio boschivo. La domanda è: ma tra 100 anni saranno ancora visibili questi effetti del Vaia? La realtà delle cose è che, prendendo una scala temporale più ampia, la domanda da porsi è: ma cosa resterà di tutto questo? Molti studiosi stanno valutando l'impatto dell'uomo e pensando che questa è una nuova era, l'antropocene, l'era dell'uomo che sta portando la distruzione di questo pianeta. Quando l'Italia entrò in guerra nel 1915, gli alleati, le truppe britanniche del Commonwealth, vennero qui in aiuto nel 1917 con 3 divisioni delle forze armate. Adesso sono nel cimitero di Boscon. Qui ci sono dei cippi con un'erba sempre molto curata che vanno a indicare le persone che sono morte qui durante gli scontri bellici. Trovo anche un registro dove lasciare la mia firma per un saluto a queste vittime della prima guerra mondiale. In questo percorso trovo 3 dei 5 cimiteri inglesi che sono qui nell'altopiano di Asiago. Più di 700 vittime degli alleati del Commonwealth britannico si trovano ora sepolti qui. Il percorso che vado a fare oggi presenta 2 salite e 2 discese. Sto affrontando la salita che mi porta al Forte Interrotto. Lo intravedo in lontananza. Quando l'Italia entrò in guerra, gli austro-ungarici decisero di fare una spedizione punitiva, la Straf Expedition. Arrivarono fino a qui, al Monte Interrotto, dove presero possesso del forte. Si chiama così perché si trova sul Monte Interrotto. È stato tradotto perché il suo nome originario di questo monte era Interruptus. Venne dato dai Cimbri, una popolazione che fu la prima ad abitare qui nelle zone di Asiago. Avevano anche una lingua propria, scendevano dalla Germania, probabilmente arrivando dalla Danimarca. La struttura era risalente al Medioevo, quindi con dei materiali obsoleti per l'epoca. Quella che vediamo oggi è stata ristrutturata dopo i danneggiamenti della prima guerra mondiale e fu utilizzata anche per l'esercitazione nel 1960, si presentava in pessime condizioni. Da questo pannello informativo si può vedere com'era prima della ristrutturazione. Entrando in questo luogo c'è il massimo rispetto per quelli che magari neppure volevano entrare in guerra, ma hanno dovuto servire la loro patria per la gloria. Ora resta solo una struttura a ricordare che questo non avvenga mai più. Ci sono delle piastre tagliate al laser che vanno a indicare la funzione di ogni intercapedine che trovo qui davanti a me, la cucina, il deposito legname. Continuo questo giro che si sta rivelando pieno di sorprese. Qui ad Asiago arrivo al Sacrario Militare di Asiago, conosciuto anche come Sacrario Leiten, perché sorge sul Monte Leiten.
Questo è uno dei quattro sacrari che fanno parte del simbolo della provincia di Vicenza, assieme al sacrario del Monte Grappa, quello di Tonezza del Cimone e quello del Pasubio. Tre di questi, con quello di oggi, ve li ho già fatti vedere nel canale. Ecco la strada vietata alle biciclette che conduce a questo luogo sacro. Mi trovo nell'osservatorio astrofisico di Asiago. Fu inaugurato nel 1942 nel centenario della morte di Galileo. Negli anni furono installati due telescopi, uno qui alle mie spalle e uno lì, a Cima Helkar. Il telescopio di Cima Helkar, che è stato anche quello che ha subito più upgrade, quindi aggiornamenti nel corso degli anni, si controlla da remoto. Riescono a controllare tramite il computer i vari spostamenti e decidere cosa seguire e cosa controllare in questo universo stupendo. Sono quasi arrivato al punto di partenza, mi mancano 500 metri, sono qui sul Monte Corno a 1383 metri, trovo questo monumento composto da un basamento e quattro vele che si può vedere tranquillamente dalla pianura nelle giornate più belle, si può vedere in fondo Jesolo, Venezia. Oggi la giornata non è delle più limpide, quindi bisognerà aspettare un momento migliore. Il giro di oggi è adatto a tutti con un minimo di allenamento, 50 km, 1000 metri di dislivello. Trovate la traccia come sempre in descrizione e non vedo già l'ora di ritornare in questi luoghi. C'è ancora tanto, ma tanto da vedere e prossimamente magari ci ritroveremo qui nel mio canale. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi e se il video vi è piaciuto lasciatemi un bel like per non perdervi i prossimi contenuti. Ciao da Federico e al prossimo video.